Raffaello Idili 1-0 per il Tempio contro il Porto Cervo. Ci avete provato a trovare la via del gol senza riuscirci? Sì, ci abbiamo provato, non riuscendo però a fare il gol che ci permetteva di portare a casa i 3 punti. È stata una partita combattuta da ambo le parti, però siamo consapevoli di essere un gran gruppo. Già da martedì andiamo agli allenamenti cercando di portare a casa i 3 punti domenica. Un campionato, l'abbiamo detto anche con il mister e con i tuoi compagni, comunque difficile, livellato, non ci sono partite facili. Il Porto Cervo arrivava con 2 punti, però è una squadra che vi ha messo in difficoltà. Sì, assolutamente, nessuna partita è facile. Ovviamente tutti vengono qua a giocare contro di noi, che siamo il Tempio, una grande squadra, e ognuno sicuro vuole portare a casa i 3 punti. O perlomeno fare il risultato. Fare almeno un punto. E dobbiamo essere noi bravi a evitare di perdere punti. Abbiamo detto durante questa partita, tu sei subentrato in corsa tra Valenti, Aloia, tu, lo stesso Uleri, un bel fronte offensivo. Cos'è mancato secondo te? Guarda, per il mio è mancato un po' di fortuna, perché abbiamo fatto una bella partita, cioè giocata bene, è mancato un po' di fortuna, le condizioni non hanno aiutato, perché il campo non era ben messo, vista la tanti pioggia. Errori, abbiamo detto col mister, tanti errori in fase di costruzione. Tanti però. Errori in fase di costruzione e anche in fase di finalizzazione. Comunque, l'unica ricetta, il lavoro. E il lavoro, dobbiamo lavorare bene già da martedì e cercare di portare a casa i 3 punti domenica, perché sono fondamentali. Grazie mille, Raffaello Idili.